Buongiorno amici miei, bello sole, oggi bel tempo, stanotte piovuto, ce l'ho tutte le finestre belli sporche. Ora faccio colazione da Lidl, pane da Lidl, ora parliamo di Lidl perché sono fatta spesa a Lidl e questo formaggio, qui bicchiere pronto, ora faccio dopo questo, faccio il caffè pronto, sì, bello caldo. Ora vediamo che cosa io ho preso nel Lidl, perché nel Lidl io 3 giorni, come sapete, sono stata single e pensavo di andare a Lidl e comprare tante belle cose e fare, diciamo, cenetta bella sola, però non ho cucinato niente perché non volevo proprio accendere fuoco e mangiato roba senza accendere fuoco. Ho preso questi per assaggiare perché non conosco che cos'è, sembra novità, mi sembra non è. Volevo assaggiare patate e menta questa qua, non ho aperto, quando torna mio compagno assaggiamo insieme. E poi questi qua, mi sembra cinesi, giapponesi, questi qua, come vedete, questo pollo e verza, e ce l'ho spaghettini alla soia, questi qua. Io a Lidl, come sapete, non vado mai, ogni 4 mesi. Mi piace qualcosa novità assaggiare e ho trovato ultimi spagnolo, questa qua, gaspaccio spagnola, che io vado matta per questo gaspaccio. Ora in estate voglio provare a fare a casa perché ingredienti molto semplici, nel internet si trova e ho bella zuppa fredda tipica spagnola, mi piacerebbe assaggiare quella fatta in casa. Però 5-6 anni fa, quando ho preso nel Lidl, ho assaggiato questa qua, sono impazzita e mi ricordo molto bene, si tiene in frigorifero. Io di sera, qualche volta quando non ho fame, bevo bicchiere, bel bicchiere di questo e così con questo mangio e bevo. Mi piace tantissimo. Pane a Lidl, non mi piace nessun pane, però ho comprato questo qua con noci. Vedete? Ci sono noci. Questo pane è buono quando fresco, perché buona crosta mi piace, ma già dopo, giorno dopo, e diventa gommoso così, vedete, gommoso. Sarebbe bene, più buono mettere, per esempio, qui nel padella e un pochino scaldare, un pochino abbrustolire, ecco. In questo formaggio ho preso, questo conosco, cheddar, questo qua è abbastanza grasso, è buono, 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 però grasso e una volta e poi basta, non prendo più. Che cosa mi è piaciuto moltissimo? Allora, questo ho mangiato, questo yogurt, questo proviene da Nord Italia, svedese, non lo so che yogurt è. Comunque questo qua, come vedete, è molto buono, aranci, profumi di aranci, sembra formaggio, sembra molto molto denso, profumato, bene. Questo, altro sapore, con menta e questo proprio da buttare, menta e cioccolato. Cioccolato non vale niente perché se senti pezzettino di cioccolato sembra pezzo di terra dentro. E questa menta, dentifricio, molto medicinale, si sente bocciato, bocciato, promosso. Ho trovato cioccolato che mi piace da morire, primo cioccolato che io ho visto che mi piace tantissimo, quando non so, avrò un ciclo, ho voglia, o avrò per esempio un brutto umore, andrò a comprare solo questo cioccolato, perché questo con uvetta e noccioline. Ho assaggiato anche altri marchi, però come questa qua, questa è proprio buonissima, perché cioccolato si scioglie e poi rimane alla fine questa uvetta morbida e questi noccioline croccanti croccanti. Poi è andata bene questo sono da impazzire come buono. Io questi chips non mangio soltanto dove c'è tanto peperoncino. Io esigente con chips, non mi piace quasi nessuno, però una volta ogni 3 mesi posso mangiare, soltanto devono essere fini fini e si deve sentire parecchio peperoncino. Qui c'è anche, come si chiama? Quello peperoncino dolce, paprika, tipo paprika c'è. Però anche il peperoncino si sente. Mamma mia, com'è buono questo qua! Mai mangiato più buoni come questi. Leggermente ci vuole pochino più, meno zucchero, si sente da inizio zucchero, ma fanno così, sempre con zucchero, 125. Questo miei preferiti, 10 più, 10 più, 10 più, mio vuoto, 10 più. Diciamo 8, 5. Questi non abbiamo ancora mangiato, assaggiamo insieme. Pane soltanto 6 posso dare perché non posso mangiare pane tutti i giorni in questo modo così. Pane deve essere farina, lievito e acqua, basta. Farina integrale, lievito e basta. Questo pane fa male perché penso pane congelato, ti hanno dato 2 o 3 noci dentro e ti deve essere accontentato. Non va bene, guarda, crosta molto morbida. Questo formaggio è molto buono.
C'è bandiera qui, qua le bandiere, scusate, sono ignorante, non lo so questa bandiera comunque. E, buono, ma troppo grasso. Questo una volta ogni 6 mesi. Vediamo, ecco, questi spagnoli, vedete questi qua. Io ho pensato che c'è aglio, perché ci sono anche che si somigliano. Qui c'è tomato e origano. Non mi piace, non mi è piaciuto. Ci sono dentro così secchi, croccanti, però non c'è aglio. Non mi piace, no, 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 questo ho bocciato. Andiamo dolci, ho comprato questi dolci qua. Questo sabbioso, buono, questo spagnolo. Ci sono dentro 6 biscotti, questi 8 perché 8 biscotti, 2 2 2 2 8 biscotti. Sì, buono, buono, profumato, sabbioso, diciamo, va bene, va bene. Posso dare 7 più. Bocciati questi qua. Anche questi, marca questa, sempre quella marca. Da Nord Italia che proviene, ecco questi qua biscotti. C'è questa confusione con confezione. Qui ci sono, io ho mangiato soltanto uno, biscotti duri, duri, cioccolato non si sente per bene, si sente, no, ecco, cioccolato c'è ma non si sente. Non si sente, non c'è profumo, duri, non vale niente proprio. Anche questo mi sembra cioccolato e menta, qualcosa così. Basta, tutto qua. Amici, tutto qua e vado pazza per questo cioccolato, però fa male, il cioccolato al latte non va bene, però quando ce l'ho brutto umore vado con consultarmi a Lidl e prendo questa cioccolata, ora mia memoria, mia, diciamo cervello memorizzato bene bene, andrò a fare questo, compro questo e compro questo. Questo si trova molto raro perché quando c'è questi, diciamo, vengono cibo da estero, ecco. E questo mi piace tanto, questo si tiene in frigo fino a maggio. Basta, tutto qua. E ora mangio questo qua. Questo. Ecco. Doveva abbrustolire perché è più buoni questi, questo pane al noce, però non mi va a accendere fuoco, non mi va, mangio così. Amici, vi saluto, questa è la mia colazione e ci vediamo nel prossimo video. Vediamo questi qua, voglio dare il mio voto a queste cose cinesi, giapponesi. C'è tanta altra roba anche, però io non conosco, non ho avuto, non volevo spendere tanto, avevo 3 ore di tempo di libero, volevo scegliere qualcosa e scappare a casa velocemente, però non, ci vuole più tempo per scegliere qualcosa, perché come ho detto non vado a Lidl, da noi ci sono due grandi negozi di Lidl. E non vado quasi mai e non conosco questi prodotti. Ecco, con questo vi saluto, amici, e arrivederci, a presto, amici. Bel tempo, buona giornata a tutti.